Qui abbiamo la tuta della linea Maxwell, ma prima di parlare della tuta vi voglio parlare della nostra tabella taglie espresso in centimetri. Pigliate una vostra maglia, tenetela chiusa come sto facendo io in questo momento, e andate a misurare da lato quant'è in centimetri e fate riferimento alla nostra tabella taglie che vedete sulla destra. Andiamo a parlare un attimino di questa tuta. Abbiamo una tuta in questo caso che nella parte superiore lavora in discorso di un bicolore, quindi abbiamo un pezzo di manica sul nero e il resto in questo caso abbiamo un colore nocciola. Abbiamo il discorso di un logo e soprattutto il discorso di un cappuccio dove l'interno logicamente riprende quello che è il discorso della manica. Due tasche in questo caso al lato. I polsini delle maniche in questo caso hanno la chiusura con l'elastico sia il polsino che il fondo della maglia. Per quello che riguarda il pantalone, come non vi ho detto della tabella taglie, perché nel pantalone avendo un'elasticità così morbida per noi è molto più importante la misura sulla felpa. Il pantalone comunque ha una regolazione con la coulisse sul davanti. Due tasche in questo caso al lato anche abbastanza profonde e nella parte finale del pantalone ha questa chiusura col polsino. Cerco di farvi vedere, non abbiamo una chiusura molto stretta di polsino, è leggermente chiuso ma non è eccessivo. Questo modello viene presentato in questo caso nel colore fango, oppure la potete vedere anche nel colore nero, dove i contrasti in questo caso sono in grigio. Tagli forti uomo lì, siamo sempre una tagliata.